Il palazzo che sta vicino a noi, che è Palazzo Manana. Allora, qual è quali sono i propositi futuri? Intanto il fatto è che ormai da settimane e da mesi migliaia di persone segnalano questa insoddisfazione grande nei confronti della politica del governo. Guardate, non è senza senso il fatto che in questo momento sono in discussione alcune libertà che sono libertà fondamentali. Se oggi un PM dopo 75 giorni deve chiedere una proroga di 48 ore per continuare a intercettare un pregiudicato, un latitante, un mafioso... Ne parliamo proprio perché le intercettazioni e cultura sono legate in questo momento. Grazie per averlo ricordato. Grazie. Significa che in questo paese si vogliono ridurre tutte quelle aree, quegli apparati dello Stato che vogliono reprimere chi vuole male alla democrazia, chi costruisce senza e contro la democrazia le proprie fortune politiche. Ed è la stessa cosa, quella di difendere quell'assetto delle nostre libertà culturali, e cioè la libera circolazione delle idee, dei talenti, dell'arte, che questo governo sta tentando di ridurre al lumicino. Si tagliano gli enti da una parte, 232 enti, io credo che non siano tutti utili, ma ce ne sono alcuni di una importanza vitale per la ricerca, per la cultura, per l'arte. Ebbene, hanno chiuso gli occhi e hanno cominciato a tagliare. E dall'altro questo decreto sulle fondazioni liriche sinfoniche. E vengo subito. Noi siamo stati dal ministro Bondi e abbiamo chiesto al ministro Bondi di ritirare questo decreto, perché è un decreto, come posso dire, inaccettabile. È un decreto che non solo decurta la busta paga delle persone, ma è un decreto che ridisegna le fondazioni lirico-sinfoniche, le fa diventare ministeriali, sarà il ministero a decidere della vita e della morte, delle condizioni entro le quali questo si può fare e quell'altro no. Abbiamo detto al ministro: siamo pronti a discutere da subito il contratto nazionale di lavoro, è quello il vostro obiettivo, discutiamone subito. Il ministro ci ha detto: oggi ho imparato tante cose che non sapevo. Beh, ce ne siamo andati da lì molto soddisfatti, abbiamo detto: se il ministro ha imparato qualche cosa, probabilmente avremo lasciato una traccia. Ci siamo trovati un articolo sul giornale della famiglia nella quale o avevamo capito male o quello lì era un'altra persona, perché uno che ha sparato addosso ai sindacati ha spiegato che noi siamo contro ogni riforma, contro ogni cambiamento. La loro idea di cambiamento è questa, è quella di cancellare via via tutto ciò che nel paese è pluralismo culturale, pluralismo delle idee. Ciò che dà fastidio, così come sulle intercettazioni, è il fatto che le idee possano circolare, che l'arte possa essere uno strumento positivo che fa cogliere il senso delle cose alla gente, alla nostra gente. Loro hanno deciso che sulle fondazioni, sul cinema, che nel corso degli ultimi anni ha dato grandissimi segni di vitalità, ecco, su tutto questo possa arrivare impietoso il maglio del governo. Non siamo d'accordo, continueremo con le nostre iniziative. Dopo Piazza Navona cominciano le prime occupazioni, credo che ne verranno ancora delle altre, ma non ci faremo trovare impreparati. I fatti sono le tante persone, uomini e donne, che vivono e fruiscono della cultura, che nelle prossime settimane innalzeranno il livello della mobilitazione contro il governo. Perché questo decreto non deve passare, perché è un'offesa all'intelligenza e alla cultura di questo paese. Grazie, grazie molto. Grazie, è un percorso che continua, io continuo ad avere adesioni di